Carina Cascella critiche dopo Domenica Live, l'opinionista si difende. Carina Cascella dopo l'ospitata a Domenica Live viene criticata su social, l'opinionista di Barbara D'Urso si difende così. Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del 2018 di Domenica Live. Con i suoi programmi Barbara D'Urso, per quanto riguarda gli ascolti, riesce a portare a casa un successo dopo l'altro, tenendo attaccati alla TV milioni di telespettatori. Ad accendere gli animi del pubblico a casa questa volta sono stati gli ospiti invitati dalla conduttrice per parlare di chirurgia estetica ed interventi invasivi. La discussione ha coinvolto così tanto gli utenti da far salire al primo posto l'hashtag Cancelletto Domenica Live su Twitter. Ma cosa c'entra Carina Cascella con tutto questo? Dopo la partecipazione a Domenica Live, la Cascella ieri, in tarda serata, ha postato su Instagram una foto insieme ad Allegra Cole, la donna con taglia 15 di reggiseno. Carina Cascella dopo Domenica Live, la foto pubblicata su Instagram e il commento che ha irritato l'opinionista. I gusti son gusti, ha scritto Carina sotto la sua foto, non si condivide ma si rispetta, a fatica ma è dovuto. E io di fatica ne ho fatta oggi in studio. Diversi sono stati i commenti lasciati sotto l'immagine condivisa e, tra questi, non tutti sembravano essere d'accordo con l'opinionista. Sei stata un po' falsa, le scrive un utente, punti il dito contro la chirurgia estetica e poi sento che ti sei rifatta in seno? Dov'è la differenza tra te e loro? Scrive un altro. Dimmi genio, secondo te non c'è differenza tra chi decide di fare un intervento al seno e chi invece si cambia i connotati? Risponde Carina, aggiungendo poi, beata ignoranza. Angelo Sanzio, il Kinuman italiano a Domenica Live. Allegra Cole non è stata l'unica ospite di Domenica Live a lasciare a bocca aperta il pubblico da casa. Dopo aver ospitato nel suo studio Rodrigo Alves, Barbara D'Urso ha voluto dare spazio anche al Kinuman italiano Angelo Sanzio. Una puntata quella di ieri che ha dato voce a molti personaggi sopra le righe che, nel bene e nel male, del loro corpo e delle loro decisioni hanno deciso di far parlare. Scelta azzeccata anche questa volta che, al di là dei propri pareri personali sulla questione, è riuscita comunque ad avere ampio riscontro da parte del pubblico di Mediaset.